ragazzi, benvenuti in questo nuovo live. E oggi siamo tornati su Black Ops 2, la nostra squadra è su standoff. E come vedete, direi che iniziamo subito male, ovvero con un'attacca, naturalmente. Viva la Vodafone, che è compagnia schifosa, ragazzi, veramente. Se dovete fare un abbonamento e volete bestemmiare e laggare, fatelo da loro e vi. Sicuramente ringrazieranno. Poi l'HDPVR si continua a bloccare. Infatti, tipo la prima volta che faccio un video con gestione dell'attività, con la gestione attività in aperta. Naturalmente non so com'è che faccio a fare le uccisioni con un'attacca. Poi per di più con i cecchini camperati. Proprio. Comunque, ragazzi, oggi volevo parlare di una cosa, di uno forse dei problemi. Ma camperano tutti? No, ragazzi, seriamente? Ma che gioco state giocando? Cioè, che ho capito che è appena uscito Sniper Elite V3, però non siamo su Sniper Elite V3, Remington. Comunque, ragazzi, oggi voglio parlare delle armi OP. Ovvero di quelle cose che sono la più grande rottura di scatole in sti giochi dopo il lag e i camper. Quelle che vi rompono. Ma che cavolo sta facendo? Sì, vabbè, ragazzi, però ho due tacche. Guarda, veramente, la Vodafone sono dei gorilla, mi sa. No, di gorilla fa meglio. Cioè, non si può giocare, dai. Da 5 MB deve. Perché poi la cosa bella è che loro dicono di avere 5 MB, ma non sono 5 MB. Guardate, gli ho dato l'hitmarker 40 miliardi di minuti prima. Cioè, i colpi quelli sono andati a prendersi un caffè. Comunque, ragazzi, sto usando la M94, che come penso molti di voi sapranno, è una delle armi più OP del gioco. Insieme alla MSMC. Anzi, la MSMC è ancora peggio perché è un Uzi travestito, cioè, è un fucile d'assalto travestito da Uzi. Perché, cioè, con la portata che ha, dannazione, di one shot da 500.000 metri. Sembra di vedere un MP45. Infatti ora che ci penso, ragazzi, la M è tipo l'ultima arma che uso col silenziatore. Le altre non le uso più col silenziatore perché, ragazzi, vi toglie danno. Come vedete è uno schifo perché ha soltanto una 5-7. Io della 5-7 non me ne faccio niente. Infatti sono appena morto, ragazzi. Se volete un'arma secondaria vi serve la B23R. Ma poi perché salti? Adesso però è migliorata la situazione. Cioè 4 tacche ce le ho. Poi adesso quando mi troverò davanti un nemico sicuramente tipo cadrà. Perché io la conosco la Vodafone. Cioè, quando voi avete davanti un nemico, vabbè, Remington che rompe. Okay, se non rompe Remington non so cosa posso fare. Comunque quando avete dietro un nemico la Vodafone è programmata in modo che la vostra connessione salga a 1. Cioè proprio scenda. E già fa schifo quando è a 4. Figurarsi a 1. A me è sembrato di aver visto un movimento. Poi, vabbè, ragazzi, le granate random sono una rottura di scatole. Cioè, però, cioè, le armi OP veramente per me sono una rottura. Perché Alleato. guardate, voi con la Assalto. N uccidete tutti. Io sto facendo 15-8 con 3 tacche. Cioè, 1, 2, 3, 4 tacche, ma. Equipaggiamento nemico Del in arrivo. cavolo. Naturalmente il Remington è anche lui una rottura di scatole perché ragazzi veramente per quel che mi riguarda il fucile d'assalto e il fucile da cecchino sarebbero da abolire nei giochi. Lo so che non succederà mai perché sarebbe comunque una mancanza del gioco, ma ragazzi a me rompono veramente le scatole. Perché è impossibile che io sia in serie e trovo sempre davanti il tizio con Remington barra di SR50 che ti fa tipo long shot, quick scope, drop shot, spara la cavolo di cane e di becca. Cioè almeno le armi OP devi saper mirare. Quindi vabbè, mi cadono le cuffie. Sì, ragazzi, lo so che sono un po' arrabbiato perché veramente quest'oggi tra HDPVR che non so si blocca perché secondo Windows non risponde. Gente che utilizza armi OP, ragazzi, basta, veramente io mi sono. Cecchini che devono camperare, loro camperano. Io ragazzi una volta ho fatto una prova, io
che non so usare il cecchino, da quel punto lì faccio una strage. Bersaglio eliminato, sistemato. Ma che poi colui cosa ci fa? No, ma ragazzi, cioè, non voglio commentare. Non voglio commentare veramente. Da quanto mi facciano schifo. Da quanto sta gente qua mi faccia schifo. Cioè, sti qua veramente, ragazzi, sono una vergogna di conta, sta gente qua. Gente che se la campera. Colui passa il suo tempo lì. Adesso, va, sì, vabbè, dai, RPG, giusto, giusto, bravi. Bambino, sei riuscito a fare l'uccisione con la tua bella RPG. Adesso però usa la Boosting Betty. Per fortuna che ragazzi, qua in questo gioco qua dovete usare Genere. No, ragazzi, io qua passo da dietro. Che come vedete questa qua è la mia classe Stealth. Cioè Stealth per modo di dire, perché poi non sono mai stato Stealth. Poi naturalmente c'è il camper, cioè, ma ragazzi qua veramente, ma qua stanno camperando tutti lì. Ok ragazzi, adesso ho controllato cos'è che stavo facendo il mio computer, perché non si sa mai. Dai! Ma ve cioè vedete ragazzi, quando gli pare lagga, poi naturalmente ti dice no, non ho laggato, ma per me ha laggato sicuramente. Sistemato. Gioco quello che vuoi, però Remington con silenziatore, giusto, giusto, hai capito tutti dei fucili a pompa, ragazzo, hai capito tutto dei fucili a pompa, proprio. Adesso guarda, voglio proprio vedere cos'è che riesce a fare. Comunque vedete ragazzi, sono appena prestigiato, beh, dai 27-14, buono, se scusiamo la presenza di camper e non camper, e se ci vediamo la prossima partita, adesso taglio questo prezzo. Ok ragazzi, siamo tanti, adesso direi di utilizzare subito l'MSMC Crociere, arma altra AWP, come avevo detto prima, è un fucile d'assalto travestito da Uzi. Vi avrei voluto anche far vedere la B23R, ma purtroppo ragazzi non l'ho ancora sbloccato, perché come penso di avervi, non ve l'ho detto, comunque ho appena prestigiato, purtroppo io giustamente prestigio, poi per una settimana non ci gioco più. Sì ragazzi, sono un genio, sono un genio. Cecchino, giù la testa! Vedete, c'è cioè proprio da perché mi riguarda l'MSMC è un'arma veramente squilibrata, perché cioè è un fucile d'assalto travestito da Uzi, cioè che poi proprio l'Uzi ci cioè fa tutte le è proprio la mitraglietta meno adatta per le distanze, cioè almeno un MP45, ragazzi, io devo essere sincero, era super squilibrata, perché qui prendiamo 40.000 km anche con silenziatore, che dovrebbe diminuire la portata, che in realtà non è proprio vero, cioè non è che il silenziatore diminuisce veramente la portata, ma diciamo che l'hanno fatto perché se no capite che la situazione, cioè una questione di equilibrio. Sto qua come ha fatto a uccidermi, no? Vabbè, naturalmente anche le macchine qua, vabbè. Comunque siamo stendo arma, Uccisione cioè confermata. mappa, volevo dire, abbastanza bella. Quello che mi sa che era lo stesso che utilizzava il fucile con silenziatore. Vabbè, ha capito che ha fatto. No, ma dai, ma che camper! Ragazzi, veramente, sti qua sono la vergogna di COD. Cioè, almeno io se fossi loro non giocherei più a COD proprio per la vita. Cioè, che Eliminato. poi stramaledetto. Adesso mi sono dovuto risistemare le cuffie perché ragazzi continuano a scendermi. Stramaledetto quello che ha fatto anche le mappe. L'ho steso. Poi naturalmente, allora contate che se io riesco a fare questi risultati io faccio pena. Ragazzi, sto, cioè io stesso dire, io fare uccisioni ok, sono più o meno capace, ma a fare le serie di uccisioni io non sono capace. È inutile, cioè. È inutile ragazzi, io non sono capace. È proprio una caratteristica mia. Cecchino a terra! E se io ce la faccio a fare cose di questo genere, capite? Guardate, cioè guardate che distanza. Cioè, ragazzi, non, Eccolo qua. quest'arma qua. Cioè,
Almeno io personalmente non mi sento di definire un APDV. Cioè, è un APDV soltanto nel nome, perché poi nella funzione non c'entra Cambio caricatore. niente. Tu non mi puoi dire che questo qua è un APDV, perché sarebbe proprio la APDV proprio più assurda. Allora, adesso direi di sparargliela tutto lì e ne risponde. Cioè, teoricamente la tattica migliore sarebbe smettergli colpo fulminante, ne risponde e qua in mezzo. Che tra camper e non camper, ragazzi. Ok, cioè, mi ho dimenticato che stavo registrando, poi dannazione, io odio i cecchini, io odio i cecchini, soprattutto che mi ammazza laggando, perché ragazzi ha fatto tipo una super laggata di quelle che fa sempre, che la mia connessione ragazzi è inutile che ci giriamo intorno, fa ridere i polli. Uccisione Che poi non confermata. sapevo che polli ridessero. Ecco, mi sono sempre chiesto ragazzi, adesso questa qua è una domanda lo so che è stupida, però i polli ridono oppure no? La cosa bella è che mi dice anche che quattro tacche, no ragazzi? Scusatemi, ma c'è la... Ah vabbè, il maestro Prestigio, Sistemato. sì, quello lì è bravo. Preso. Remington, ragazzi, Remington anche lui ha rottura di scatole colossali. Una delle poche cose belle di Ghost è che i fucili a pompa fanno schifo. Poi per il resto fa schifo. Oh, diamogliene atto, una cosa. Quelle Claymore. Per esempio io odio quelli che usano le mine, ragazzi, è anche un'altra cosa che odio, perché è una cosa da camper. Sì, questa qua, ragazzi, è una cosa imbecille per quel che mi riguarda. Poi vabbè, muoio anch'io come un imbecille. Però una cosa imbecille, ma perché? Vabbè, a quanto pare il mio... Sì, devo cambiare impostazione, ragazzi, perché dopo un po' va... si spegne lo schermo. Io vorrei controllare per evitare di finire come finisco sempre. Da un po' mi suicidavo con la busta in Betty, che l'unica cosa... Corri. Corri. Cioè, se riprendiamo, riprendiamo dal fianco. Perché va bene che quest'arma qua ha, cioè, fa il long shot in maniera assurda, però non mi sento di giocarmela. Ok, va bene. Supporto! Ragazzi, è quasi. Beh, ultima uccisione. Sì, vabbè, in questo video qua intanto sono stato un po' zitto, ma ragazzi, fa niente. Spero che vi sia piaciuto, quindi lasciate un like, commentate, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, ditemi se... Vi faccio sentire la vostra opinione, contenetemi se siete d'accordo per quel che riguarda il mio P.